team i'm I got trip head to toe, little trick. I just running, 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 running. You can't tell me nothing. On my way to the top, all I know is <laughs> getting honey. Smoking dope, countin' money. All I know is getting lit. All designer, I got trip head to toe, little trick. I just running, 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 running. You can't tell me nothing. On my way to the top, all I know is gettin' hot. Smokin' dope, 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 dope. ん <smoking. S 2> <music> Tell you a little story about how I went from the chubby kid in the sand lot to young Johnny Bravo. You ready? Making the music not. Salmon and cod, talking the game. Up too high, keeping the tame. Sit back, relax, and let me explain. Middle school bullies put me to shame. They all got friends, but I abstain. I got no click, I got no main. Life got lonely, existence, pain. Forget this pain, cut out the fat. Cardio, Stanley and flat. hitting the gym, on am bigger than size. Don't try to compare me to one of those guys. Bigger and better and stronger than ever. Sixteen's a week, I'm all my endeavor. Flex those arms and check those veins. Be proud of yourself, you trust me. Gain, games, games, gain. Pee on that bench and i'm not gonna stop until you finish this set show me what you got dropping the plates on the ground lifting the weights and i'm the pounds gripping the bar in my hands coming home making the dump for the fans carrying my gallon around drinking that water Ooh, you thought i drowned feeling that script to the top 28 grams and i ain't gonna stop i get in the gym and i put on my phones and i slip the free up yeah feeling feel it for most Picture of a Snapchat daddy I'm so thick this shirt on ten. Work this slow, this ain't no race. Grinds away to take first place. Pop your pills and eat your brains. Forget those girls and talk about games. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, buon fine settimana! Benvenuti, benvenuti in questa nuova puntata! E allora, com'è? Aspetta, che sposto qua! Perfetto! Ciao ragazzuoli, ciao 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 ciao, benvenuti, buon fine settimana, una settimana vorrei dire quasi ostica, ok? Si sente sì? Si sente bene sì? Dimmi Donna se si sente in ritardo, come va tutto il resto, spero bene stavolta. Perfetto, bomba bomba, super. Allora oggi che cosa facciamo? Oggi ho preparato una piccola macchina ok per coloro che vogliono vogliono cimentarsi nel studiare ehm, scp robe così e cosa ho fatto niente andiamo a vedere andiamo a vedere la macchina insieme va bene allora la macchina dopo casomai vi metterò vi metterò il vi metterò il docker su github e questa qui ve la metto in chat se la volete guardare, se la vogliamo aprire, adesso mo la guardiamo, insomma, ok? Un attimo e vediamo un attimo che cosa fare. Teoricamente eh, faremo più puntato, ok? Riguardante OSCP, nel senso voglio portare un approccio il più il più, il più veritiero possibile, no? Quindi dare la mia esperienza, fare qualche CTF insieme, magari qualche macchina insieme, ok? E, e niente, condividere appunto. Quello che è la mia esperienza di come ho affrontato io e la mia metodologia di fare RICON o fare, o fare altre cose insomma per affrontare appunto un esame che può essere OSCP o altri tipi o altre tipologie di esame. Allora io partirei subito. Eh, avete ragione ragazzi, non mi sentivate. Niente, quello che stavo dicendo è che la prima cosa che si fa normalmente no, è il discorso di andare a scanalizzare le porte, no, a fare il primo handmap, iniziare a fare questo tipo di ricon, ok? Mo oggi non ci sarà bisogno, ma delle prossime volte vi preparerò, vi preparerò delle macchine. E oggi è solo riguardante eh, web, ok. Quindi oggi semplicemente andiamo a vedere qualche vulnerabilità, vediamo quelle che ci sono, ok? Semplicemente per andare a capire un attimo che cosa si può fare e come possiamo come sfruttarle, possiamo no? Ok, semplicemente questo. Uh, non so, si sente male? No, vai. Uh, dimmi te se si sente bene o male. Vediamo adesso meglio sì? si sente ovattato adesso si sente meglio? Ciao Paolo, sente meglio adesso? Adesso meglio, perfetto. Ok, ragazzi, sì, a volte OBS, OBS prende quello che vuole e va, va, va a farsi fottere. Allora, sì, quello che stavo dicendo è: vi rimetto, vi rimetto, la, vi rimetto la challenge. Ciao Paolo, buona serata. Cosa ne è del corso? Del corso lo, il corso è quasi pronto, uscirà, adesso non lo so quando uscirà, però eh, lo stiamo facendo, lo sto facendo, non vi preoccupate. Ok, sarà un corso, il primo corso sarà interamente dedicato al network, quindi pentesting, lato network, dove vedremo sicuramente un po' di teoria perché serve, però diciamo che il mio approccio è molto più, più buttato sul, uh, sul, sul, sul pratico, ok? Quindi faremo tante macchine, vedremo tante cose. Ok, e, e niente, faremo anche un po' di programmazione, faremo anche le basi di tutto quello che è il, il discorso del buffer overflow. Quindi andare a vedere come è, com è strutturata un'architettura, andremo a vedere che cos'è un registro, andremo a vedere che cos'è lo stack, che cos'è il buffer. Quindi andremo, andremo pari passo affinché magari in un corso successivo, quando andremo a trattare il, il buffer overflow, eh, avremo tutti i tasselli a posto per capire esattamente quello che bisogna fare. Ok, allora semplicemente questa è un'applicazione web, ok, dove, dove semplicemente andiamo sul, sul, sulla home, ok, penso che potete farlo anche voi, sì, perché vi ho dato l'IP, ok, semplicemente qui non abbiamo tanto, ok, ho buttato, ho buttato su delle vulnerabilità così, tra virgolette, un po' a caso, per, per iniziare a vedere un attimo che cosa si può fare. Allora qui abbiamo, innanzitutto come possiamo un attimo vedere, abbiamo dei file upload, ok, solitamente... Quando, quando si parte, no? quando si parte con una macchina dopo l'endmap, ok. C'è Quando si presenta comunque una web application. Eh, io con suetudine no? faccio un buster, go buster, fafo, quello che volete. Insomma, un directory brute force. Per andare a vedere effettivamente se c'è qualcosa di qualche directory nascosta o qualcosa che magari ci può tornare utile. Ora in questo caso non c'è nulla del genere, ma le prossime volte faremo veramente delle macchine proprio stile esame, magari le cerco online o le, o le creo io. Allora qui abbiamo un file upload, un file upload molto simile e molto easy vorrei dire, e il file upload è una vulnerabilità secondo me molto essenziale, molto veramente particolare. Che vedremo, vedremo sicuramente nelle prossime puntate farò, faremo una live solo per il file upload perché veramente esistono tantissimi tipi di bypass per il file upload e, e oggi vediamo questo insomma, ne ho buttato su uno. Ora, lasciando il file upload cosa possiamo vedere qui? Possiamo vedere anche un discorso di uh, la pagina web dà la possibilità di cambiare, cambiare la lingua. Quindi se io vado a fare change language, ok, lui mi porta in una pagina che sembrerebbe identica, solo con un parametro lang e, e c'è un, una variabile lang e la variabile è n, quindi sta per English, no? Ora, una cosa che di consuetudine o comunque che a me piace fare, ogni volta che, che io vedo un parametro nel senso così, specialmente se è PHP, e sappiamo che comunque queste sono macchine vulnerabili, una delle cose che provo io è, la prima cosa che provo io è local file inclusion, semplicemente perché è quella che mi viene in mente subito, quella che mi ispira di più, ed è, ed è anche quella più veloce, no? Poi magari provo altre, provo altre vulnerabilità, che può essere un remote file include, ok? Oppure, non lo so, un, addirittura un common injection, magari quel, quel parametro viene passato a system, no? Da PHP, quindi dipende sempre da, da che cosa uno vuole fare. E se effettivamente, magari adesso lo vediamo anche con BORP, ok? Io vado a prendermi, vado a leggermi l'etc passwd, vediamo che in questo caso... Il parametro lang è vulnerabile al local file inclusion, no? È vulnerabile al local file inclusion, ma perché? Perché appunto probabilmente il parametro lang viene, viene gestito da magari da un include, ma non viene sanitizzato. Non viene sanitizzato e quindi qualsiasi cosa noi passiamo a quel parametro, lui, lui viene, lo, lo conta, no? Quindi in questo caso abbiamo un local file inclusion. Che cosa si può fare da un local file inclusion? Vediamo se qualcuno... Vediamo se qualcuno può... Viene fuori finché io intanto mi apro Warp Suite. Allora, facciamo così: facciamo una roba di questo genere. Allora, LFI, LFI, esattamente. Assolutamente sì, potete provare voi ragazzi. Vi ho dato l'IP. Ciao, Leo. Buonasera. Ecco qua, potete provare se volete. Potete provare a fare, a fare local file inclusion, a fare magari andare appunto a vedere i, i, i log di Apache e fare magari PHP injection, no? log injection, poisoning. Oppure che cosa si potrebbe fare? Ci sono magari, potremmo andare a vedere magari le chiavi SSH di qualche utente. Qui che cosa abbiamo come utente? Eh, intanto aspetta, mi apro, mi apro BORP. Sperando che non consumi l'ira di dio. Esattamente, si può vedere anche un ID? Esattamente, assolutamente sì. È quello, questo è uno di quelli di, di quelle cose che normalmente si fa. Assolutamente sì. Sto aprendo borba, eh, semplicemente. Ok, bomba, perfetto. Allora, vado ad intercettare. Uh, io ho questo plugin, non so se lo conoscete, ma spero di sì, ok? Foxy Proxy in, in caso non lo conosciate, assolutamente da scaricare. Semplicemente un plugin che vi può, vi può veramente salvare la vita, nel senso al posto di andare su settings e ogni volta cambiare manualmente, vi create il vostro plugin, un piccolo alias a Borbsheet. E io qua ho il mio Borbsheet. Per fare questo sicuramente non vi serve nient'altro, ma vi serve, vi basta la Community Edition ok Quindi, semplicemente abbiamo visto dall'altra volta con, con Andrei la scorsa settimana, come usare almeno le cose basilari, no? quindi il proxy ok con tutto l'history e magari il repeater, ed è quello che ci serve per oggi, non ci serve nient'altro. Quindi abbiamo detto che è vulnerabile all'Okafal inclusion. Vado a intercettare la richiesta, mando a repeater e vado a fare un forward e, e basta, non ci serve nient'altro. Ora, magari che così lo vediamo molto meglio si vede, sì, perché in caso magari devo, devo aumentare la, la grandezza però spero si veda, si sì, dai si vede Sì, sì, non è un problema allora qualcuno diceva di andare a vedere di a vedere i log di Apache giusto? che non è un'idea un un, un sbagliata ok, maledetto Java BOLP ti sta facendo laggare Eh, Java ragazzi, veramente Vediamo, si vede, sì? Si sente anche, spero di sì. Ditemi se, se, se sentite, ragazzi, perché così in caso, se no... Perfetto. Allora, qualcuno ha detto log di Apache. Quello che io andrei a fare è appunto var log Apache 2. Ok, semplicemente eh, penso che sia la cosa più, più, più veloce che si possa fare, no? E quello che è, solitamente, si va appunto... Facciamo uno un po' più grande. Ok. è quello appunto del... Access.log con access con 2C però in questo caso come possiamo vedere ci si sì, il video ogni tanto ma lagga l'audio uh, allora vediamo cosa possiamo fare ok spero così possa andare bene allora da qui come possiamo vedere non abbiamo accesso al log di Apache non abbiamo accesso al log di apaci non avremo accesso neanche magari Vediamo, andiamo a vedere le TCP, quello di prima, qui abbiamo come utente abbiamo Rea e abbiamo niente, non abbiamo nient'altro. Quindi quello che potremmo vedere è semplicemente andare a vedere se Rea ha delle chiavi. Quindi, per esempio, andando in Home, ok, andando in Rea. E magari in punto ssh e qui andando a vedere id rsa ma sembra che neanche rea abbia qualcosa di utile quindi che cosa si fa questo semplicemente è un hole, nel senso è un, è un lfi che ho creato apposta ma semplicemente da per per, per darvi comunque un'informazione, in senso per, per allenarci anche, del fatto che sicuramente mentre state facendo una macchina potete trovare dei rabbit hole. Rabbit hole che cosa significa? Significa che sicuramente ci sono delle strade, grandissimo, corsetta, benvenuto campione, ci sono delle strade che sembrano che portino a qualcosa ma in realtà non portano a nulla. Questo è un LFI, a me è capitato, mentre fare durante, durante, durante anche l'esame o durante magari eh, durante gli esercizi laboratori, di trovare delle strade ma, ma che alla fine non, non portavano a nulla. Quindi questo LFI in questo caso non potete fare nulla. Non potete fare nulla nel senso, come se fosse bug bounty, certo, eh, avete trovato etcpasswd, è un lock of inclusion bello e buono, però da qui non potete fare pre escalation, nel senso ottenere una, una reverse shell. Che cosa possiamo fare? Allora, chiudiamo qua. Quello che possiamo fare è innanzitutto tornare nella pagina principale e quello che ci manca da vedere è semplicemente questo file upload. Ora, questo file upload è un file upload molto particolare, nel senso, alla fine è molto easy. Ok. Semplicemente ho, ho preso, si può uploadare. Cosa si può uploadare? Adesso andiamo a vederlo. Andiamo a fare un esempio, vediamo vado a fare un sfoglia vado a fare non lo so vado a dargli pff, vado a dargli un'immagine a caso JPG andiamo anche a intercettare il nostro traffico così lo vediamo oh perdonati mi ho sbagliato io Ok, eccolo qua, non so se si vede. Allora, lui che cosa fa? Va semplicemente, vediamo che viene fatta una richiesta post, ok, add upload.php, qui abbiamo tutta la nostra immagine, abbiamo il nome del file e il content type, che okay, è il meme, quindi il content type del, del, um, di quello che andiamo ad uploadare. Ora, come si può beh, passare un file upload? Ci sono tantissimi metodi per bypassare un file upload, dipende da come è costituito, da come è costruito il file upload. Potrebbe essere che ci sia magari una whitelist. Ok, quindi il file upload eh, la parte back-end, quindi il codice PHP in questo caso, va a vedere se magari Uh, la parte finale non lo so appunto l'estensione è un jpg è un png o i file che sono appunto permessi che sono, che sono whitelistati no? in quella whitelist o addirittura si può magari parlare di blacklist no? quindi il, um, sempre il backend va a verificare che il file name o quindi l'estensione se è presente in quella blacklist non la fa passare addirittura ci sono delle cose ibride no? un po' di white un po' di black poi ci sono altre modalità ci sono modalità che prendono il file name, eh, separano, fanno lo slice, vanno a encodare, vanno a codificare magari il nome del, del file name per rendere anche diciamo, impossibile che cosa. Un altro tipo di bypass è mettere un discorso di doppia estensione. Quindi in questo caso si potrebbe mettere jpg, grandissimo, campione, benvenuto. Si potrebbe mettere sark.2.php.jpg in questo caso, però bisogna vedere se appunto viene interpretato potremmo provare a fare una roba di questo genere, vediamo, ok, forward, non ci dà nessun errore, perché? Perché probabilmente lui vede l'estensione e la parte finale, abbiamo file upload, punto, quindi abbiamo anche il patto, non abbiamo bisogno di fare dirbuster, ma potendo, potendo fare un dirbuster possiamo farlo e vedremo sicuramente Che, che c'è che una cartella upload, ok? Quindi andiamo a vedere nella cartella upload e vediamo che abbiamo la nostra immagine. Però c'è il discorso di come abbiamo detto prima, che in questo caso l'estensione rimane JPC, quindi non c'è il discorso di uh, non possiamo buttare uh, PHP dentro. Che cosa possiamo fare? Andiamo a fare una roba di questo genere. Vado sempre a selezionare il, il file. Uh, questa volta vado a prendere una, una, una PHP, una web shell di PHP. Ora, qui veramente potete. Veramente c'è di tutto. Potete andare su GitHub e potete scrivere WebShell, ok, php, GitHub e vi vengono veramente un casino. Quello che mi piace, e che vi suggerisco io, è: penso che sia questa, che è veramente molto easy. Vediamo se lo prende. No, nope. non è questa. Grandissimo, Querti, benvenuto, campione. Mamma mia, quanta gente oggi. Penso sia questa, vediamo. Intanto che l'ha finita, ragazzi. Eh, C'è una bella sorpresa eh, quando tenete la reverse shell, voglio vedere chi riesce a fare la privilege escalation, ok? Ecco, forse questa. Questa è veramente una, una web shell che io consiglio perché? Perché ci sono vari tipi di web shell. No? O potete caricare direttamente una web shell che vi dia la reverse quindi vi dovete mettere in ascolto e vi dà la reverse, oppure a me piace avere questa reverse semplicemente per, per il fatto che posso lanciare comandi già dal web, no? quindi posso avere un primo approccio e, e diciamo che è un po' più user friendly, no? ve, la metto, ve la metto anche questa, però veramente va bene, va bene qualsiasi cosa, eh. non, non c'entra nulla il discorso quale web shell, questo è semplicemente è un gusto personale. Allora cosa faccio? Vado a prendere la web shell. Dove l'ho messa? L'ho messa qua e provo a caricarla quindi webshell.php. Ci mettiamo in ascolto. Andiamo a intercettare. Vediamo che il nostro blog intercetta. Ora, qui abbiamo php, sicuramente penso che non. non... Far caricare PHP diciamo che non è una cosa molto positiva, ok? Quindi se noi proviamo per esempio in questo caso, vediamo che eh, l'applicazione web ci risponde con qualcosa grandissimo, donato, perdonami frate, eccomi qua, mi siedo bene, vediamo che l'applicazione ci risponde a qualcosa e ci dice AAA, quindi capiamo che sono ammessi solo jpeg, jpg, png e gif. Quindi come possiamo passare questo? Allora ci sono vari metodi. Il metodo numero uno è eh, appunto quello della doppia estensione, però da quello che abbiamo capito vediamo se può funzionare. Quindi andando a fare di nuovo la web shell, fare di nuovo il submit, quindi andare a mettere magari php.jpg che abbiamo visto che lo prende, no? Andiamo a fare un bel forward però non cambia nulla cosa succede? andiamo a ricaricare vediamo perché non funziona forse c'è troppa, troppe persone no eccolo qua ok allora submit scherzavo andiamo a prendere la nostra php Intercettiamo un altro metodo è quello del null byte no? che abbiamo parlato l'altra volta. Il discorso null byte è semplicemente andando a mettere percentuale 00, cosa che comunque nei PHP di oggi, se non sbaglio, dal 7.2 in su non esiste, non esiste più. Grandissimo dipa, grazie mille, campione. Eh, semplicemente è un metodo di bypass oppure potremmo andare a mettere, magari provarlo così vediamo se funziona. Però vediamo che in questo caso non ci dà nulla neanche stavolta. Allora cosa potremmo fare? Potremmo andare a prendere di nuovo la nostra web shell. Proviamo a ricaricare prima con la doppia estensione, vediamo se ce la dà. Quindi php.png, proviamo, senza la virgola. Oh, chi è già avanti scriva eh ma neanche in questo caso lo lascia passare. Allora, che cosa succede? Dobbiamo andare a verificare un altro metodo, ok? Per poter bypassare questa, questa, questo file upload. Questo file upload come si può passare? Un altro metodo per bypassare il file upload è il discorso di andare a cambiare semplicemente il MIME, MIME come volete chiamarlo. Che cos'è? Semplicemente, alert, <ride> funziona, sì, MED, funziona, grandissimo. Grande med. Sì, semplicemente il content type, no? Quindi andando a cambiare il content type, noi vediamo che qui uh, il web server vede che ap appunto è un'applicazione, no? È codice stream, ok, PHP. Ma sappiamo che l'applicazione la, la, web, il file upload, accetta solo immagini. Qual è il content type o il mime appunto delle immagini? Di solito è potete mettere JPG, PNG o quello che volete. In questo caso questo è un altro tipo di bypass ok semplicemente per uh, se il file upload non va a verificare magari il file name quindi l'estensione okay? ma va a, verif a verificare semplicemente il content type quindi il backend possiamo ipotizzare che magari sia solo se content type mh, uguale magari image slash png image slash jpeg in questo caso lui farà passare la nostra web shell perché perché il nostro content type è un'immagine e se andiamo a vedere Vediamo che in questo caso abbiamo superato la nostra web shell. No? Vediamo che abbiamo superato e se abbiamo fatto tutto correttamente, teoricamente dovremo avere la nostra web shell bella e pronta. E voilà. Ora, se voi state facendo la stessa cosa, andate, non caricate la stessa, ma eh, rinominate in un altro modo la, la web shell, perché se no mi riscrivete la, la mia web shell, perché è una cosa che stiamo facendo tutti e non, non è in locale. Come si può vedere da qui abbiamo già qualcosa, no? Quindi siamo arrivati, abbiamo bypassato la nostra, bypassato il file upload. Abbiamo finalmente la nostra maledetta web shell. Ora, sicuramente da qui noi possiamo andare a lanciare comandi. Capiamo che abbiamo un CMD, abbiamo anche questa gif che potrebbe essere molto interessante. Vediamo che cos'è, magari potrebbe essere qualcosa di, di particolare. Vediamo. E invece è un grandissimo meme, questo era per Mad. Ciao Mad. <ride> It's Friday ma Allora, che cosa possiamo fare? Abbiamo capito che possiamo andare a lanciare comandi. La prima cosa che andiamo a fare è semplicemente andare a, andando uh, andiamo a fare se, sempre è una cosa di default, andiamo a vedere che utente siamo. Quindi questa web shell, o diciamo <ride> grandissimo med. Capiamo che il um, la web shell, quindi web server gira tramite v cosa normalissima, diciamo che eh, è veramente uno standard, giustamente assegnare a qualcosa, quindi a un'applicazione web che è esposta, sicuramente un utente che non è magari che non sia root, ok? Quindi che abbia dei privilegi molto inferiori, anzi quasi nulla. Ma quello med è sotto acidi. <ride> che cosa si può fare? Ora, per ottenere il shell, voi potete fare semplicemente anche da qua, eh? perché voi potete fare Andiamo a vedere in questo caso in che, cartella, in che directory siamo, no? Siamo in Pvd qui, siamo in var, html, bla 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 upload. Noi andiamo, possiamo andare a fare un LS, magari meno LA di che cosa? Della home, no? Di solito su SCP o comunque the box, sulla home c'è magari qualcosa di un utente e magari c'è la FREG. Ora vediamo che abbiamo appunto, abbiamo due directory, A e Pippo. Che cosa sono queste due directory? Allora capiamo subito che... Che cosa possiamo vedere? Che A appartiene a Rea, ok, quindi appartiene al gruppo Rea e il proprietario è Rea. E noi in questo caso non possiamo fare nulla, non abbiamo diritti di scrittura, di lettura, non possiamo accedere. Possiamo ad accedere a Pipo, però, perché come potete vedere c'è la R. L'X ricordatevi che per chi non sa, però, questa è roba basilare: la X in una directory serve semplicemente per andare ad eseguire la directory, quindi per andare a leggere, per entrarci dentro. E abbiamo un file README. Allora, io farei una roba di questo genere. Farei innanzitutto andare a vedere che cosa c'è dentro la cartella Pippo, perché è l'unica cartella che possiamo andare a, a vedere teoricamente, e abbiamo un, uno user.txt. Quindi, user.txt andiamo a vedere, e troviamo la nostra prima flag. Abbiamo preso i nostri 10 punti, i nostri 20 punti, ok, che se siamo durante l'esame, però che cosa dobbiamo fare? Sicuramente non è. Molto confortevole, no? non c'è non è, non è, non tutto questo comfort di avere una shell. No? Quindi, che cosa bisogna fare? Bisogna andare appunto a, a, a farci arrivare una reverse shell su dove? Sulla vostra Cali, se avete la VPN, in questo caso potete usare la VPS, potete usare anche la Cali in questo caso. Però io purtroppo non posso aprire nessuna porta del mio, del mio router, perché purtroppo il mio, il mio router è nattato a monte. Quindi qualsiasi porta che io apra non verrà mai raggiunta da, in reverse quindi è impossibile. Eh, potete usare tantissimi altri servizi ok oppure potete usare la vostra reverse shell ma vi metterò il docker online su github e quindi potete caricarlo o magari vi faccio un file ova per, eh, per vimor o virtualbox e potete provare tutto in locale allora il discorso della reverse shell veramente è un altro discorso immenso qui potete veramente usare qualsiasi cosa vi faccio vedere quello che piace a me quello che è stato insegnato dal grandissimo Darix una reverse shell che funziona sempre che è il discorso di mknode Penso che sia una delle reverse shell più, più fantastiche e una delle reverse shell che mi ha sempre funzionato di più dappertutto. Ok, quindi andiamo qui, il primo che ho trovato. MKNode serve semplicemente per creare un file e vediamo che cosa va a fare. MKNode, Basho, Encat, possiamo usare questa qua. MK nodo lui va a creare un file in tempo, no? e poi usa il discorso di endcat qui eh, è l'host, le host e le port ora proviamo ad usare questa quindi rm-f perché? perché se voi, eh, lui effettivamente va visto che lui crea sempre lo stesso file ok um, prima lo va a cancellare, no? se è ripetuto perché se no, altrimenti non funzionerebbe la stessa cosa per mk eh, questo qua ah no, mkfifo eccolo qui vi metto anche questo se magari vi serve. Allora io mi prendo questa, mi prendo questa qui, me la butto qua intanto e vado a prendermi il mio, la mia reverse. Quindi io ho il mio VPS, il mio, la mia Cali, semplicemente. Ora vi faccio vedere anche questo. L'indirizzo IP della mia VPS della mia è questo qua. Quindi andiamo qui, l'indirizzo è questo, che sia sì, lo stesso, però in questo caso uso la mia stessa VPS per autopaunarmi, però va bene così, la porta. Ora qui c'è un discorso molto interessante da fare, no? sul discorso di porte, non porte, firewall, non firewall. Di solito quello che a me piace usare è sempre la, la porta 5,3. 3, perché... DNS c'è cioè nel senso 53 diciamo che bene o male standard eh, non mi ha mai dato problemi però sicuramente potete, potete usare potete usare che cosa 80 443 la 22 a volte vi, vi, fa passa, vi fa passare perché magari il firewall non lo blocca ok che cosa vado ad usare vado, vado ad usare cosa vado ad usare l'Rwrap. wrap wrap se, semplicemente eh, insieme al vostro NCAT un, vi dà una reverse shell molto più interattiva. Ok. Vi dà una reverse shell molto più interattiva perché, perché vi dà la possibilità di muovervi con le frecce, destra e sinistra su e sotto, quindi ad andare anche nella history a prendere i comandi. Se sapete che cos'è ncat do, lo dovete sapere. Quindi lnvp LNVP porta 453, abbiamo detto. Uh, 53 è già in uso, non lo so perché, vabbè, facciamo 443 443 teoricamente dovrebbe andare vediamo che la pagina rimane appesa teoricamente dovremmo avere la nostra reverse e non arriva perché non arriva la nostra reverse vediamo dun 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 dun. C'è il nostro Burp Suite? No. Nope. Magari ho usato già qualcosa. Proviamo un'altra diversa. Proviamo questa. Sembra più carina. Allora. Le host, le port nope, relevrap nc lnvp 443. Potrebbe essere che magari il file url blocca eh? perché magari la vps. Penso che possa bloccare eh? file exist. così. Can non open back pipe. Vediamo. Ah, forse la la l'ha già, già creata qualcuno, ragazzi. Facciamo una roba di questo genere allora. Allora cosa possiamo fare? Possiamo fare una roba di questo tipo. Uh, ok, riproviamo. Probabilmente forse il firewall lo blocca, penso di sì, è, perché non, non ci sono altre spiegazioni allora riproviamo a incollare questa il nostro IP apriamo porta 22 stavolta 22 È già in uso giustamente c'è anche ragione 443 file exist uh... proviamo di nuovo oh finalmente probabilmente c'era qualcosa di vecchio no no eccolo qua, eccolo qua ora abbiamo la nostra reverse shell ok siamo vvdata in questo caso la prima cosa che io faccio sempre è andare a, visto che ho usato Relevrapper, sicuramente mh, diciamo che abbiamo una shell interattiva, vedete possiamo, trovare, possiamo tornare a destra, possiamo andare a, a destra e sinistra, su e giù, però non abbiamo una full TTI. Come facciamo ad avere una full TTI? Semplicemente c'è un bellissimo sito che si chiama TTI Shell o una roba di questo genere, semplicemente serve andare a fare l'upgrade ok vi metto anche questo se non lo sapete ma questa è veramente una cosa standard che si fa quando, quando dovete andare, quando avete una reverse shell a meno che voi non usiate eh, NCA o altri tool qui avete, se non avete python avete varie possibilità o varie metodologie, vari tool per andare a spawnare appunto una, una shell full TTI, quindi col discorso delle colonne e storievi dicendo vi metto anche questo penso che comunque Nope. Vi, metto, vi metto anche questo um, in chat spero che comunque sia una cosa che veramente conosciate la cosa bella uh, la cosa bella di questo non so se qualcuno l'ha già fatto eh, oppure lo sta già facendo allora mi copio questo intanto comunque è semplicemente un pti spawn niente di che in python lo copio mi carico una bash bomba e siamo vvdata allora, che cosa andiamo a fare? Allora, innanzitutto andiamo a vedersi. Appunto in home, abbiamo visto che abbiamo dei file. Ora, magari la faccio un po' più grande visto che spero si possa vedere. Yes, si vede. Ok, abbiamo modalità lista, abbiamo Epippo. Hey, Dentro Pippo ci siamo, ci siamo già entrati, abbiamo readme. Uh, readme, readme.txt. Allora, ci dice che la seconda flag è in Home a root TXT, quindi non dobbiamo diventare root, ma per leggere ciò devi diventare rea. Quindi capiamo che dobbiamo diventare rea in qualche modo. Non so se qualcuno l'ha già fatta, se era qualcuno l'ha già fatta. Questo che vi faccio vedere è una cosa che mi è capitato, non durante l'esame, ma mentre ho fatto qualche macchina, ok. E ve, lo, ve la voglio riproporre, semplicemente questo. Allora, la prima cosa che faccio io è, sicuramente una volta che abbiamo la nostra full reverse TTI, per questo serve andare a fare sudo-l, no? Quindi per vedere se magari wwdata ipoteticamente fa parte del gruppo sudo e se possiamo lanciare qualche comando come se fossimo root, ma non abbiamo la password di wwdata e non possiamo fare nient'altro. Ora, ci sono tantissime cose che si possono fare quando uh, dobbiamo fare Preview Escalation. Uh, magari la prossima volta vedremo con delle macchine un po' più articolate, no? Andremo a vederli veramente molto molto bene. Quello che di solito faccio io è sempre il, la ricerca dei suid. Suid cosa sono? Sono dei binari o qualsiasi cosa, insomma, dove hanno il suid abilitato. Cosa significa? Che quel determinato binario, quel determinato file, può essere eseguito da noi o comunque da qualsiasi utente con permessi di rotta quindi con il suite abilitato si dice per andare per trovarli ci sono tantissimi modi io uso find ma di solito si può usare find ci sono varie nomenclature uh, uso find se sapete cos'è se non sapete come usare find abbiamo fatto un video all'inizio quindi andate a vedere quindi find la slash significa in tutto il file system meno perm presumo meno permission 4000 per andare a cercare i suite e poi Usiamo il dev null, il nostro buco nero, per andare a indirizzare tutto quello che non ci serve o quello che magari non abbiamo i permessi, perché fine andrà a cercare su tutto il file system, e quello che non ci serve lo buttiamo, um, lo buttiamo sul, su dev null, ipotetici errori. No? Come possiamo vedere, qui ci restituisce qualcosa. Vediamo che cosa ci restituisce intanto finché finisce. Allora, che cosa abbiamo qua? Lo vediamo un po' meglio. Allora abbiamo mount, ping, unmount, CSH, sudo. Queste sembrano cose basilari. Grandissimo, Fall, ora sei un hacker campione. Quello che vedo io sembra che tutto sia molto basilare, no? Nel senso non c'è nulla di così sospetto. Una cosa che piace fare a me, ok, che non, che non ho detto ma comunque, è andare a vedere chi siamo, nel senso noi siamo VData. Data, per andare a vedere anche magari di che gruppo a che gruppo apparteniamo, perché magari qui avevo visto che c'era un LXC, no? LXC è simile a Docker o LXD, LXC è il, il demone, serve per appunto andare magari a, a, a creare un container, e se apparteniamo al gruppo LXC possiamo magari fare pre escalation tramite LXC, che potremmo vedere anche magari in, nella prossima volta. Però non facciamo parte a nessun gruppo, quindi dobbiamo fare qualcosa. Allora, se ipoteticamente trovassimo qualche binario qui che potrebbe essere interessante c'è un grandissimo sito che penso che sia un must uh, che è gtf o bins ok dove è semplicemente un sito dove voi avete veramente tantissimi binari e avete anche la funzione corrispondente se avete magari il sudo o se avete appunto il sudo o magari file read shell quindi il classico magari se avete il sudo abilitato per nmap per copy per chmod e via dicendo allora Un'altra cosa che si può andare a fare dopo, se non, se non abbiamo trovato nulla, è andando a, fare, andando a vedere il kernel. Qua abbiamo un Linux Ubuntu 4.4, magari potrebbe essere potrebbe essere una vulnerabilità, ci potrebbe stare, non lo so, in questo caso non è questo che ho voluto io. Oppure, magari andiamo a vedere se c'è il nostro sudo V. Uh, No, però che qua non possiamo neanche vedere, magari c'era la versione ancora vecchia 1.8, quindi potevate fare pre-escalation di lì, ma in questo caso no. Allora, quello che potete fare, ci sono veramente tantissime cose. Un'altra cosa che possiamo andare a fare è andare a vedere, con PSAWX, quindi andare a vedere i processi, e andare a greppare eh, per root, semplicemente per vedere se qualche processo gira tramite root e magari possiamo sfruttarlo. Allora, qui abbiamo Snap, Apache, Bash, LWRAP, questa roba nostra, Tmux. Sembra che non ci sia niente di interessante. Vediamo cosa abbiamo qui. Allora, qui abbiamo una cosa molto interessante. Abbiamo un Bash User bin Passwd, però che sicuramente non è, non è fattibile perché è lanciato da root. Ehm, quindi che cosa abbiamo qui? Nient'altro, niente. Non abbiamo niente di interessante, però quel, magari quel Bash Passwd ci potrebbe tornare utile, quindi da tenere a mente. Una cosa che magari di norma, eh, fare pre-escalation, andare a vedere i, quello che gira sotto, ok, semplicemente a volte potete trovare MySQL che gira tramite root senza password e quindi voi potete andare a fare un pre-escalation chiamato UDF dove andate a portarvi una libreria per fare eseguire a MySQL una specie di uh, shell exec tramite Python, tra virgolette. Quindi vi andate a portare questa libreria, la trovate su, la su, la trovate su GitHub uh, o anche su ExploitDB, la dovete compilare e andando a importare questa libreria in plugin MySQL, plugin bla bla bla, potete andare appunto ad abilitare questa funzione, chiamiamola custom extra di MySQL e potete fare più escalation. Ma qui non abbiamo neanche MySQL. Ci sono tantissime altre cose, andare a vedere magari in CronTab. Ecco. Che cosa sono in crontab? Spero che voi sappiate che cosa sono in crontab. Però qui sembra che non ci sia nulla di interessante. Crontab che cosa sono? Sono semplicemente delle azioni schedulate, ogni tot, possono essere ogni minuto, ogni ora, ogni giorno, anno, dipende appunto da, da come vengono gestite. Però neanche qui vediamo che c'è qualcosa di non c'è nulla di interessante. Abbiamo le capabilities che è simile al suite però sono diversi. Che cosa abbiamo altro? Uh, dite ragazzi, scrivete in chat se avete qualche altra, uh, qualche altra idea di che cosa si potrebbe fare. Vediamo chi, chi, chi può pensare. Allora, questa è una pre-escalation veramente tosta dove uh, neanche io quella volta ci arrivai. Ed era veramente nascosto, ma non lo, non lo sapevo. Export del path: assolutamente sì, path substitution, bravissimo, molto interessante. Solo che qui, purtroppo, non abbiamo nessun, non abbiamo nessun file. Non abbiamo nessuna cosa che ci può, che ci può, che ci può tornare utile. Non dobbiamo, magari potrebbe essere, eh? magari sì. Path substitution: cosa significa? Eh, magari c'è un file in basso, qualsiasi cosa che va, va a lanciare o anche un file in Python, ok? Magari c'è un import, ok? E ricordatevi che loro se andando a fare, ecco, dollar path, che cosa significa il path? Sono, se noi vado a lanciare ls, ls non sta in questa cartella, no? Ma andando a dirgli con la variabile d'ambiente path, gli diciamo dove andare a cercare qualsiasi cosa che noi scriviamo, quindi usr local bin, usr bin, s bin. Okay, e se vediamo che magari si può fare path substitution, quindi eh, andare a sovrascrivere tra virgolette un path di magari di un file che non ha il path assoluto, quindi non andrà a cercare in quella determinata cartella, ma mettendo solo magari eh, CP in, quella determinata carte, eh, in quel determinato sì, cartella lì, noi possiamo andare semplicemente magari a sovrascrivere okay, il path e al posto di quel CP ci mettiamo la nostra reverse shell Faccio un esempio, okay, buttato lì. Ma la soluzione di questa, vediamo se la facciamo o ve la, o ve la beccate voi da soli. Cosa pensate? La volete vedere? Questa qualcuno la conosce sicuramente, non so se qualcuno la conosce. Allora, intanto vado a vedere, anzi, vi faccio vedere io. Andiamo a trovarci di nuovo i nostri uh, find, i nostri suid, meno perm, meno 4000. Ops, cos'è sta roba. Questa sicuramente penso che tanta gente non la conosce. Non la conoscevo neanche io. No, aspetta. Vabbè, tranquilli, voi provate. Se qualcuno ha qualche domanda, ragazzi, molto volentieri. Dona, sganciati. Se no la possiamo fare la prossima volta. La prossima volta portiamo un'altra macchina e possiamo, possiamo vederla insieme. Allora, quello che sicuramente vi do... Io sono appena entrato, si è già visto tutte le cose base. Uh, diciamo che non abbiamo visto tutto, non abbiamo visto le capabilities, però possiamo vederlo. Possiamo, ecco, possiamo magari importare l'impist se volete. Potete fare anche quello, molto semplicemente se volete po possiamo farlo. Eh. Vogliamo provare a lanciare l'impist? LOL. Eh, l'impist che cos'è? Eh, quello che consiglio io è l'impist è un bashing script che semplicemente va a provare tutte quelle... Uh, brrr, mm, possibilità di fare più escalation semplicemente va su va a vedere ok va a cercare per password va a vedere sui va a vedere un po di tutto network uh, file scrivibili qualsiasi cosa per per aiutare appunto per aiutarci a fare più escalation lo trovate sempre su github esiste la versione uh, sia per windows che per, uh, che per linux ok github l'inputs Ve la scaricate da qui, ve la importate. Ora, una cosa che sicuramente è molto interessante, quello che dovete andare sempre a fare è, se non avete, eh, ovviamente essendo Vdata, noi siamo Vdata, non abbiamo permessi di scrittura mh, sul disco, abbiamo permessi di scrittura dove? Solitamente abbiamo permessi di scrittura a qualsiasi utente, diciamo, ha permessi di scrittura in tempo. Il tempo è una cartella particolare, qui c'è il macello. Bla HM, bla, vabbè. Non cancello. Magari qualcuno di voi sta giocando. Tanto, questo è un docker quindi non, forse c'è qualcosa di mio. Ma cercate di non distruggere nulla um, in tempo. Potete sempre scrivere se non c'è la, la possibilità di scrivere in tempo. Potete scrivere in uh, S dev uh, shms, dev shms, che è un'altra un cartella temporanea. Ok. Vediamo se qualcuno ci riesce a fare pre-escalation. Qua avete il vostro LinkedIn, ve lo metto. Possiamo anche lanciarlo se volete, possiamo farlo. Allora, io sono da Windows, però... Uh, WinPeace... Pre-escalation, io posso fare così, dai. Perché non ho GitHub. Anzi sì, ce l'ho, Git. Va ah, bene. Ah, Perché non posso scaricarlo? Ah, boh. Ok. Qui abbiamo il nostro bulbset che non ci serve più al momento. Ok, allora abbiamo il nostro qua. Ci portiamo fuori il nostro bellissimo file. Diciamo che fare roba con da Windows non è proprio il massimo, eh. Ma mi assenti l'antivirus? Vedi l'antivirus come parte. Allora. <ride> è vero, è vero, man. allora, quello che possiamo fare è andare qua. Ok. Ciao Adlag uh, GDB ranna come superuser. user. Oh, interessante potrebbe essere una, una strada. Se GDB ranna come user potrebbe essere qualcosa che potete fare magari con qualche processo che gira. Vado su uh, vado in desktop. Ok, come si chiama questo file? Cd Privilege escalation. Qui abbiamo uh, cd limpis e abbiamo limpis.sh. Ora come possiamo fare questo? Possiamo farlo semplicemente tramite SCP. SCP. Allora, ci serve innanzitutto mi serve il per forza, perché non, altrimenti non facciamo nulla della macchina. Ok. Quindi faccio SCP limpis.sh. Dove lo andiamo a copiare? Lo andiamo a copiare in root due punti dove lo mettiamo in temp.linpiss.sh Ora, questa è una roba veramente che non si può fare, è chiaro, perché io conosco la password. Però eh, voi potete farla con cali, potete aprire il web server. Ora io, giustamente, non, non, non ho nulla, cioè non ho, non ho la mia cali. Quindi, se tutto è andato bene, abbiamo il nostro Linpeace. Abbiamo anche un snap di Dalfox, addirittura pazzesco. Andiamo a Linpeas permessi di esecuzione: chmod linpeace.sh. Permission denied. Ah, perché ha permesso... Oh sì. Oh. Facciamolo da root, dai. Solo per questa volta. Tanto voi potete farlo, è che io semplicemente cambiandolo lui ha perso e non posso farlo. limpis.sh Abbiamo il nostro vvdata qua. Andiamo a lanciare semplicemente bash limpis.sh. Eccolo il fagiolino che parte e vediamo Vediamo che lui inizia già a darci qualcosa. Allora ci dice ping is available qualcuno, se qualcuno la fa eh, lo, scriva, eh. lo scriva, Lo scriva, lo scriva. Set available. vediamo cosa ha trovato. E la, la, guardalo, guardalo, guardalo. Allora, andiamo a vedere pari passo che cosa va a fare peace, Allora, peace la prima cosa che va a fare è appunto, una volta che parte, qui vi dà appunto delle, delle, delle indicazioni, rosso, giallo e verde, bla bla bla. Qua vi da, va a cercare path, la versione di sudo 1.8, quindi se avete l'exploit potete usarlo per fare più escalation, addirittura diventate root. Qua a le, va a vedere le partizioni, CPU, bla bla bla. Qua che cosa va a vedere? Va a vedere software che abbiamo, cosa abbiamo? Ncat, Curl, VGET, GPU. GP+. Qui va a vedere i processi, quindi il cosiddetto PSAUX, per vedere appunto se c'è qualcosa di interessante. Non abbiamo niente di interessante, abbiamo solo un RL Wrap da root che è quello che ho fatto io, ok. Per intenderci, abbiamo Apache, abbiamo la nostra shell, la MKFIFO, cosa abbiamo qui? Non abbiamo nient'altro di interessante. Qui che cosa abbiamo? Binary, processo, permission, sembra che non ci sia nulla di interessante. Uh, slog, sembrano qualche demone uh, per il momento. Niente, l'imp sembra che non abbia trovato nulla, vediamo. Ok, vediamo che cos'è questo. Qua c'è ah, qualcosa di molto interessante. Diciamo che l'Ampist l'ha trovato, sì. <ride> allora, search common password file, etc, pass, password, share. Abbiamo delle, delle, dei file, password, quindi capiamo che l'Ampist ci aiuta a fare anche questa roba qui. Uh, permission uh, root login eh, tramite ssh, sì, perché mi loggo io sulla mia VPS. Che cosa abbiamo qui? System Boot, qua abbiamo le TC per andare a vedere anche i gruppi, uh, GBD was found in path, questo potrebbe essere interessante, chi è che l'aveva detto prima? Gin, bravo Gin, GBD per chi non lo sapesse serve appunto per andare a fare debugger di qualche processo eseguibile o via dicendo, che ci può tornare utile. Allora, però non è la strada GBD. <ride> Allora, vediamo che cosa succede, visto che nessuno lo sa, ma non lo sapevo neanche io, l'ho imparato e quindi ve lo voglio, voglio dire: il file che ci serve in questo caso è un suite abilitato, ma che l'InPiece ha trovato ed è, l'ho visto prima, eccolo qui, dovrebbe essere questo, gcore. Ora, gcore, che cos'è? Per chi non sapesse che cosa sia gcore, intanto finché l'InPiece finisce. G-Core semplicemente va a fare uno snap di un processo che sta girando quindi uh, vado in internet a cercare come funziona G-Core perché non so che cosa sia quindi apro qualsiasi manuale ok vado in internet a cercare e capisco che cosa significa, che cosa fa G-Core quindi lui che cosa fa? Generate a core file of a running program quindi molto interessante capiamo che abbiamo G-Core-A per vedere che cosa sia meno "-a", dump all memory mappings meno o, magari prefix quindi prefix uh, uh, a ah, per andare a per andare a salvare il file. Quindi capiamo che lui ci salva un file. Se vogliamo dargli l'estensione meno o, quindi gli diamo il nostro nome. Punto PID in questo caso, possiamo ad usarlo. Abbiamo il nostro gcore qui. Sì, aspettiamo che cosa finisca. Mad, tu l'hai fatto, vero? Io lo so che tu l'hai fatto. Vediamo che cosa fa. se no mi tocca rifare di nuovo la webshell, dai. Ok, non c'ho voglia di aspettare. Qualcuno l'ha fatto, sto lanciando Hamas. <ride> non l'ho fatto, ma l'hai fatto quello, vero? Sì, te lo ricordi? Aspetta, che mi metto un po' di musichetta. Te lo ricordi? Uh, shell Cosa? Si, sì? allora, quello che andiamo a fare è semplicemente. Uh, andiamo a vedere il, il discorso dei suid, no? Quindi andiamo a vedere di nuovo se abbiamo Gcore, se ci può tornare utile. Quindi, intanto, vado a fare il discorso di Python: uh, importa pti.pti.spawn, uh, aperte e chiuse, slash bin, slash bash. Ok. Qui che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere di nuovo i, uh, i suid, quindi andiamo a fare un find, meno perm, uh, slash, meno perm, meno 4000, dev nulla, andiamo a vedere, quella privesc, sì sì, perfetto, bravissimo, vediamo che gcore abilitato, eccolo qua, quindi capiamo che noi abbiamo gcore come suid abilitato. Possiamo andarlo a vedere facendo un ls a ls-la. Vediamo che c'è appunto l's abilitato, il suid, quindi proviamo a lanciarlo, vediamo che cosa ci dice. Quindi gcore, lui ci dice, giustamente ci dà meno, siamo andati a vedere, eh, il file name di un pid. Abbiamo bisogno di un pid, che cos'è? Il pid è il numero del processo. In Linux qualsiasi cosa è rappresentata tramite un file, quindi abbiamo in quel pid... Come andiamo a fare? Vi ricordate che prima eravamo andati a vedere i processi che giravano tramite, tramite root e avevamo trovato un bel processo molto interessante che era grep password. È un processo che gira e non si sa che cosa ci sia dentro. Andiamo a vedere. Quindi capiamo, abbiamo il nostro PID. Questo è il nostro PID. Quindi semplicemente, se io fare di una, vado a fare una roba di questo genere, allora innanzitutto mi sposto magari in temp. Perché magari non posso scrivere lì, anzi sì, sì perché eh, se c'è il suite abilitato lui può scrivere in quella cartella. Anzi lo facciamo in home che così non abbiamo, non abbiamo più cose. Quindi andiamo a fare uh, usr uh, bin gcore, gli diamo il file name, non possiamo anche non darglielo, gli diamo il PID, in questo caso il nostro PID è 387, vediamo che lui ha fatto qualcosa, è andato a saved correl file core.387 andiamo a vedere core.387 come aprite come si apre questo file semplicemente questo file si apre con string o potete fare con quello che volete core.387 e vedete che lui fa qualcosa fa qualcosa però cioè veramente c'è il mondo c'è veramente il mondo qui dentro e, cioè è veramente molto interessante Proviamo magari a greppare qualcosa, essendo che magari fa un. È un file, no? Che fa, fa un discorso dei password. Proviamo a greppare per password, no? Quindi. Andiamo a fare un bel ls cat core .387, No. car cat core.387 grab password proviamo grab password uh, ah no perdonatemi non era cat ma era strings ci avete anche ragione string di password ah abbiamo trovato qualcosa quindi semplicemente che cosa era questo questo era un, praticamente un binario che girava e memorizzava la password vediamo che in questo caso la password è busta allora me la salvo me la metto da parte ricordandoci che il nostro file readme.txt ci diceva che per andare a leggere la, la, la flag in Hey, ok, nella directory A hey, dobbiamo diventare rea quindi la prima cosa che ci viene in mente è andare a andando a fare su rea quindi cambiando utente su sta per switch user vado a dare appunto la password busta e come per magia diventiamo rea abbiamo fatto la nostra macchina quindi ora semplicemente andiamo in uh, possiamo entrare dentro e e ci leggiamo la nostra root.txt finita la macchina non so se vi, vi è piaciuta o se ci sono qualche cosa se conoscevate gcore ok diciamo che non è molto non è molto come posso dire non è una cosa standard ok però mi è capitato uh, non lo conoscevo uh, l'ho imparato e ho voluto riproporlo insomma Non so se qualcuno l'ha fatto oppure no. Dona perfetto. Sì, 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 sì. Bellissimo. Niente, ragazzi. Eh, ditemi voi se avete qualche domanda, figo G-Core, sì, diciamo che è molto utile, sinceramente non l'ho mai visto, l'ho visto solo una volta, ok, l'ho visto, beh, lo posso dire, l'ho visto anche su, ho solo viste sulle macchine di Proving Ground, no, di, di, di OSCP, dove mi sono allenato per, per fare il mio, per, fare, per dare l'esame, ok, e, e quando sono arrivato in questa macchina non trovavo nulla, e ho imparato ad usare gcore. C'era la stessa cosa: c'era un processo che girava, c'era un binario e andando a fare string okay, di quel binario del, uh, del core, quindi dello snap, tra, tra, tra virgolette, che faceva gcore, c'era la password di root in quel caso. Quindi questa è una cosa molto importante perché ci fa capire che mh, a volte ci possono essere delle robe custom, come qualcuno ha detto prima path substitution, eh, ci sono veramente, non per forza sempre una pre-escalation è dettata da cose basilari, suid, capabilities, o robe addir addirittura magari a volte si può andare a scrivere l'etc passwd, ma questo per esempio è una cosa molto interessante, particolare, che, che non ho visto quasi, da, 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 non ho visto mai, e ho voluto riproporvela niente di più vi metterò la macchina vi, vi darò la, la ova oppure vi metterò il docker in, su github così potete provarci eh, lanciate il docker dentro la vostra macchina e potete usare oppure lo potete sì, lo potete lanciare anche su dentro a cali vi installate docker bene ragazzi non so se, se possa se possa andare bene per oggi era semplicemente così non ho voluto fare niente di così complicato perché è venerdì insomma anche un po' per rilassarsi eh, martedì penso martedì facciamo file upload ok Potremmo fare o magari facciamo bug bounty? Um, anzi, no, martedì uh, c'è un grandissimo ospite. Martedì abbiamo Paolo, Paolo Stagno, Vodisek, dove vedremo, parleremo di un argomento molto interessante che si scosta un po' dal nostro mondo, un po' quello del web, no? Perché siamo un po' improntati sul web noi, tra bug bounty, fra CTF e robe così. Ma andremo a vedere quello che è il mondo del. Della ricerca dell'exploitation, ok? Del buffer of flow o di andare a fare exploitation di binari, di processi. Vedremo un attimo insieme a Paolo che cos'è questo mondo, come funziona, um, i path, lo studio che c'è dietro, vedremo delle cose molto interessanti. Quindi non mancate. Uh, iscrivetevi al sito perché la challenge si avvicina sempre di più lo so bisognava farla ad aprile l'ho spostata un attimo ma semplicemente perché mh, fra corsi e altre robe uh, mi sono un po' preso in ritardo ma nel senso la challenge è quasi pronta e come palio c'è sempre l'SGP questo assolutamente sì ragazzi come sempre è stato un piacere ci vediamo alla prossima a martedì enjoy